Signore e signori, buonasera, benvenuti a tutte e a tutti, benvenuti, bentornati a coloro che erano già qui questa mattina e benvenuti agli ospiti, a coloro che i visitatori del pomeriggio. Cominciamo la seconda parte della giornata con, lo sapete, una tavola rotonda. Vi do soltanto un'indicazione tecnica, cioè quando si parla non si può parlare senza microfono, altrimenti la traduzione simultanea non funziona. Per cui vi prego, quando parlate, di venire qui, oppure c'è il nostro tecnico che ha un microfono wireless e quindi darà il microfono se qualcuno non si vuole spostare, distribuirà il microfono secondo il turno di parola. Quindi buon pomeriggio, buon lavoro e la parola forse al professor, dove sta il professor Marco? Niente, allora nessuno, al nostro amico che farà il moderatore. Benissimo. Vogliamo vedere un po' se... Bene. Forse è meglio qui, è sempre meglio da qui se è possibile. Mi devo alzare. Sì, sì. Allora. Dimitri, prego. Grazie. Allora, cari amici, anche il mio ringraziamento per la vostra presenza, spero che sia interessante, anzi sicuramente sarà interessante. Cominciamo questa nostra tavola rotonda con l'introduzione della professoressa Irene Chirico, che invito a venire qui sul podio. Questo funziona? No, non funziona questo. Buonasera a tutti. Grazie, grazie. Saluto i partecipanti a questo incontro dantesco e ringrazio la dottoressa Anna Mondavio, direttrice dell'Istituto Italiano di Cultura d'Atene, per la sensibilità dimostrata nell'offrire ospitalità e accoglienza a questa nostra iniziativa. Un cordiale benvenuto e un ringraziamento alle colleghe, ai colleghi, le professoresse Rubini Di Mopulo, Franziska Meyer, Silvia Zoppi, i professori Alberto Casadei, Paolo Cesaretti, Angelo Romano e Ioannis Solcas, che hanno manifestato il loro interesse a partecipare a questa tavola rotonda, attrezzandosi ovviamente ad intervenire su tematiche relative al convegno internazionale Dante e la Grecia, che ha costituito il momento certamente importante, centrale, del più ampio e articolato omonimo progetto patrocinato e finanziato, come è stato detto, dal Comitato Nazionale per la celebrazione dei 700 anni dalla morte di Dante Alighieri. E un personale ringraziamento all'amico e collega, professore Marco Galdi, che ha promosso in qualità di presidente della Società Filellenica Italiana il progetto Dante e la Grecia. Con Marco ho diviso e condiviso questa bella avventura culturale, o come lui ama dire, questa scommessa culturale. Dante e la Grecia costituisce senza dubbio un binomio, che nella storia della cultura universale ha assunto multiformi significati, come d'altra parte questo convegno ha dimostrato con la varia valutazione e soprattutto con la evocazione dei giacimenti che la Grecia e Dante hanno sedimentato nella storia dell'età moderna e contemporanea. Sono significati multiformi. Multiformi quante sono le forme che la ricerca storica e la riflessione etica, estetica, politica sul nome e nel nome di Dante e sugli echi della grecità hanno offerto come costitutive della modernità, cioè come valore identitario di quel che siamo come umanità. Su questi significati che legano il nome di Dante alla grecità e il mondo moderno e contemporaneo greco a Dante, si è concentrata, ho piacere di ribadirlo, la riflessione critica degli studiosi che hanno preso parte ai ben 6 panel, dai 3-4 iniziali, ben 6 panel nei quali si è articolato l'intero convegno.
che la pandemia, in verità, drammaticamente intervenuta nelle nostre vite, ha sconvolto un po' del tutto e ha costretto a tenersi in parte in modalità telematica. Ora, la Grecità rappresenta senza dubbio, per il sommo poeta, un patrimonio di conoscenze. Un patrimonio di conoscenze che però gli giunge mediato per diverse vie e talvolta limitato anche dalle oggettive difficoltà del fiorentino di poter seguire un percorso di studi regolare. Il suo rapporto con il mondo greco non è mai però di pedissequa imitazione, ma sempre interattivo, con la tensione continua all'appropriazione di quel mondo nell'ottica però di una sua rifondazione che accogliesse sincreticamente anche la cultura e la fede cristiana, in una mescidanza di livelli valoriali aventi per obiettivo la dignità e la libertà dell'uomo e di tutto il genere umano. Omero è per Dante il poeta sovrano, signor dell'altissimo canto, che sovra gli altri com'aquila vola. Atene è la villa onde ogni scienza disfavilla. E Atene e Sparta sono le città che fenno l'antiche leggi e furon sì civili. A loro va il merito di avere operato attraverso l'illuminata azione dei rispettivi legislatori, Solone e Licurgo, in vista della giustizia e della pace civile dei propri cittadini, modelli entrambe di forte sentimento patrio. Eppure la civiltà greca, quella classica in genere, non saranno sufficienti al poeta per il compimento del suo viaggio, per il suo itinerarium mentis in deum. Gliene renderà contezza Virgilio, esaurendo il proprio magistero, quando gli rivelerà di averlo accompagnato fin sulla vetta del purgatorio, ormai alle porte del paradiso, con ingegno e con arte. Non più necessari, però, dal momento che libero, dritto e sano è il suo arbitrio e la sua poesia potrà attingere ispirazione e sostanza poetica da Dio stesso. In effetti, il discrimen tra la cultura greca pagana e quella del poeta cristiano è appunto quella che passa tra arte umana e favilla divina, tra l'humanitas che la Grecia classica aveva pienamente conquistato nel superamento della feritas e la divinitas, verso la quale la poesia dantesca era intensamente proiettata, con tensione morale che includeva insieme la sua gloria poetica e la salvezza dell'uomo nel presente e nel futuro della storia. O somma luce, che tanto ti levi da concetti mortali alla mia mente, ripresta un poco di quel che parevi e fa la lingua mia tanto possente qu'una favilla sol della tua gloria possa lasciare alla futura gente. Ora, sebbene per più vie mediate, tuttavia, le fonti greche restano sostanza della cultura di Dante, per il loro valore e significato estetico ed etico soprattutto, sfuggendo o semplicemente non interessando al poeta la loro dimensione storica. La storia greca, in verità, al pari di altre, è esclusa dal disegno provvidenziale di Dio, nel quale trova giustificazione solo ed esclusivamente la storia di Roma. Il rapporto di Dante col mondo greco è, come ho detto, un rapporto dunque bidirezionale, nel senso che la poesia di Dante sarà a sua volta fonte di inesauribile ispirazione per poeti italiani e greci, le cui vicende storiche e personali indurranno a trarre dall'opera di Dante motivi ispiratori per la propria poesia. Insomma, questa in breve è stata la materia
specifica del nostro convegno internazionale, articolato in 6 panel, coordinati e guidati da altrettanti responsabili scientifici che si sono assunti l'onere di calibrare il tema generale sulle diverse declinazioni nelle quali esso si struttura. E dunque, come è stato detto, Dante e la scienza greca, il professore Davide Canfora, Dante e il mito greco, il professore Hierasimos Zoras, Dante e Bisanzio, il professore Paolo Cesaretti, Dante e la nascita delle identità nazionali, la professoressa Rosa Giulio, Dante nelle acque di Cipro, il professor Michalis Pieris e Dante nella letteratura moderna e contemporanea, la professoressa Crisa Damianacchi, panel col quale stamane si è concluso il convegno Dante e la Grecia, egregiamente discutendo del contributo di Dante alla grande poesia greca moderna, da Cavafis a Kazantzakis, come dimostrato dalla relazione del professore Cristiano Luciani, che ha messo in luce i due diversi modi di ricezione della poesia di Dante, a Prevelakis, la cui poesia, come accertato dalla professoressa Crisa Damianacchi, è in costante rapporto analogico con la poesia di Dante, la cui edizione tascabile della commedia Kazantzakis portava sempre con sé, come ci ha rivelato il contributo della direttrice del museo a lui dedicato a Creta, la Fassiliadi appunto, a testimonianza concreta dell'importanza della poesia dantesca per l'opera del poeta greco. Un'importanza, d'altra parte, confermata dalle traduzioni in greco della commedia, dall'Ottocento ad oggi, la cui storia è stata ripercorsa e discussa dal professore Euripide Garantuli. Si tratta di una riflessione critica sul rapporto tra il sommo poeta e la grecità, che si sviluppa ed iniziare dalle relazioni del primo dei panel di questo convegno, che ha indagato le fonti e l'utilizzo di Dante della scienza greca. Nella consapevolezza però che le competenze scientifiche del fiorentino muovono sì dal sapere greco, ma lo declinano secondo le esigenze della sua poesia, superandone gli approdi conoscitivi. Lo studio di Tateo, ad esempio, ha evidenziato, università di Bari, ha evidenziato la centralità della conoscenza e dell'uso della geometria euclidea nella commedia, nella quale le forme geometriche rinviano alla conoscenza di profonde e ascose verità. La fisica aristotelica, invece, soccorre il poeta nella nozione di tempo, ad esempio, come ha argomentato la Elisa Tinelli, che ha dimostrato anche l'uso libero, originale e personale della retorica, e non solo di quella classica. Il superamento di quest'ultima, d'altra parte, Dante propone nel De vulgari eloquentia, come ha verificato il contributo di Riccardo Viel, riscrivendo anche la precettistica delle poetrie mediolatine, lungo un percorso che troverà concreta realizzazione proprio nella commedia. Ora, si tratta ancora una volta però di un'operazione di appropriazione con radicale adattamento alle nuove esigenze del suo peculiar modo di far poesia ed arte. È anche per questo che la riflessione condotta sul rapporto di Dante con la scienza greca mostra e dimostra comunque un sapere scientifico che integra in perfetta armonia le arti del trivio e quelle del quadrivio. Anche i miti greci, in conoscenza mediata dagli autori latini ovviamente, Virgilio ed Ovidio in testa, sono riadattati alle peculiari esigenze della poesia dantesca, oltre che alla cultura cristiana ovviamente. Così che il gruppo di contributi relativi a Dante e il mito greco si è contraddistinto per un suo carattere di feconda avventura culturale, teso a tracciare e rintracciare le modalità di riutilizzo e riscrittura dell'affascinante patrimonio di miti della grecità,
in chiave metamorfica, analogica, antitetica, soprattutto nella commedia e nelle eloghe dantesche, come evidenziato nel contributo di Rubini Timopulo, che dall'esame di alcune occorrenze mitologiche presenti nelle eloghe chiarisce come il mito sia utilizzato allegoricamente da Dante per sostenere le proprie idee nella polemica intorno all'uso del volgare, ad esempio, e ancora sul riuso, per dirla con Raimondi, del mito, sulle sue varianti e soprattutto sulle sue variazioni e nel passaggio, nelle sue variazioni nel passaggio ovviamente dal mondo greco a quello latino fino a Dante, si è occupata Maria Sgurido, che ha sottolineato la lettura antropocentrica di Dante nella reinterpretazione del mito che sarà accolta poi da Chaucer. Si tratta però di variazioni alle quali Dante stesso ha abituato i suoi lettori, dal momento che anche le muse diventano nella commedia sante, come ha evidenziato il contributo di Ioannis Solcas, nel quale si analizzano criticamente le tante invocazioni alle muse presenti soprattutto nella poesia omerica e poi in Dante. Anche la presenza delle sirene, che rappresentano il fascino sinistro della poesia, dimostra un impiego del mito non imitativo della tradizione, ma sempre adattato alle necessità della poesia dantesca. D'altra parte, anche il mito di Ulisse subisce nel fiorentino una profonda trasformazione, dando luogo a una libera e originale interpretazione, sulla quale si è soffermato il contributo proprio di Erasimos Zoras, che evidenzia come sia stato l'Ulisse di Dante a passare nella poesia sia italiana sia greca. Le fonti della Grecità classica, anche quelle della civiltà bizantina, che è della prima e proseguimento, sono dunque utilizzate e rifondate dal poeta attraverso un dialettico processo di selezione, imitazione, emulazione, in una continua sfida verso il superamento della esemplarità dei modelli. Il gruppo di studiosi che si è assunto l'onere di indagare il rapporto tra Dante e Bisanzio ha messo in evidenza la complessità di tale relazione. Paolo Cesaretti ha preso le mosse da una affascinante coincidenza che lega il sommo poeta alla storia dell'impero bizantino, rilevando che proprio nel momento in cui declina, tanto in Oriente quanto in Occidente, l'idea imperiale, il poeta elabora la propria utopia politica, la quale non prevede assolutamente un solo imperiale bizantino. Nessuna relazione, dunque, tra Dante e Bisanzio, se non fosse per la presenza nella commedia della centralissima figura di Giustiniano, oltre che quella di Costantino, ovviamente. E questo malgrado, come ha messo in evidenza Vespignani, la massiccia e determinante presenza delle città marinare italiane nei porti dallo Ionio all'Egeo. Eppure, che intorno alla figura di Giustiniano si concentrino gli interessi danteschi di bizantina ascendenza, lo ha testimoniato il contributo della Minguzzi, che argomenta le cause della scelta di Giustiniano come imperatore ideale, ripercorrendone la figura anche in rapporto alla teoria e alla prassi ermetico-alchemica. È una linea effettivamente nuova di interpretazione. Se è vero che di bizantino c'è assai poco nella commedia, è pur vero però che Dante, terminando la propria esistenza nella più bizantina delle città italiane, Ravenna, certamente rimase influenzato dalla sua arte, che poteva ammirare in quella città dovunque volgesse lo sguardo. Degli influssi di quest'arte, soprattutto sull'ultima delle tre cantiche, ha indagato Laura Pasquini, soffermandosi soprattutto su quella poetica della luce che il poeta poté osservare plasticamente realizzata proprio negli splendidi mosaici ravennati. Ora si tratta, a leggere in profondo, di una poesia nella quale comincia a delinearsi un profilo dell'idea di nazione, un profilo identitario dell'Italia in particolare, sia pure nei suoi connotati soltanto linguistici e culturali, ben inteso, e non solo. E esso sarà, con l'affermarsi del mito di Dante, paradigma di riferimento nel percorso risorgimentale che condurrà alla nascita delle nazioni, anche di quella greca,
della quale nel 2021, appunto, in concomitanza con le celebrazioni dantesche, ricorre la celebrazione del secondo centenario dell'inizio della guerra d'indipendenza dall'Impero Ottomano, come è noto. È però alla lettura foscoliana che va ascritto il merito di avere emblematizzato Dante e Omero, metafore della identità e della coscienza nazionale nella lotta per la libertà non solo d'Italia, ma anche della Grecia e di tutti i popoli della terra, come ha spiegato il professore Alberto Granese, dimostrando come Dante e la Grecia si fondano subito e armonicamente nell'immaginario foscoliano e su una linea coerentemente ispirata anche Rino Caputo. Senza dubbio il Risorgimento trova in Dante il proprio poeta nazionale, come ha spiegato sul versante della storiografia letteraria Pasquale Sabatino, dimostrando come, nella storia della letteratura italiana di De Sanctis, Dante diventi guida preziosa per la formazione di comunità nazionali e civili per l'Italia come per la Grecia. Così che sembra, perlomeno a me sembra, continuamente operante una funzione Dante in ambito letterario e dunque in ambito civile e politico, forza motrice per la costituzione delle nazionalità, tanto italiana quanto greca, fino a quella greco-cipriota. In effetti anche in area cipriota le influenze dantesche si registrano in diversi poeti, come hanno illustrato alcuni tra gli interventi tenutisi a Cipro, appunto, concentrandosi i contributi della Launzi, di Piris, della Zaccagni, soprattutto sulle presenze dantesche nella letteratura greco-cipriota da Cavafis a Galatopoulos, allo stesso Piris, altri invece come quello della Mattioli e della Legatti, indagando in che misura la stessa poesia di Dante dovette ricevere per varie e diverse vie, per percorsi talvolta carsici, devo dire, echi della produzione poetica anche dei territori gravitanti sullo spazio di mare che circonda la bellissima isola di Cipro. Lo studio condotto sulle fonti greche e non solo dell'opera di Dante, senza dubbio ne ha rivelato la complessità, la molteplicità, la diversità, ma soprattutto ha rivelato in che misura, operando un personale riutilizzo della vasta e articolata tradizione letteraria, filosofica, teologica, scientifica, l'opera di Dante approdi ad un'etica della responsabilità. Ad un'etica della responsabilità, muovendo però dalla profonda consapevolezza della fragilità e insieme della immensità dello spirito umano. Da qui il valore e il significato della commedia, esemplari sul piano etico, politico, estetico, destinati ad essere paradigmatici per le generazioni a venire fino ai nostri tempi e io spero anche oltre. Il gran numero dei contributi recati a questo convegno internazionale da studiosi di diversa formazione è ribadita conferma che Dante, nel poema al quale ha posto mano e cielo e terra, davvero realizza quella unità dei saperi che fu l'assillo culturale costante del grande fiorentino, che avvertiva profondamente d'essere testimone della nobiltà dell'uomo, nella costante tensione però a cogliere l'unità non soltanto delle scienze, ma l'unità dell'uomo stesso, dimidiato tra corpo ed anima, sospeso tra cielo e terra. Grazie. Ringraziamo la professoressa Quirico di questo appassionante viaggio lungo tutto il convegno e diamo la parola al professor Alberto Casadei dell'Università di Pisa. Grazie.
Grazie. Innanzitutto mi unisco ai ringraziamenti agli organizzatori, al professor Galdi, alla professoressa Chirico e qui alla direttrice dell'istituto per questo bellissimo convegno odierno e per questa grande scommessa, appunto, come è stato detto. Io ho preparato un testo per stare nei tempi che c'erano stati indicati e per favorire anche la traduzione, e quindi non riuscirò a riprendere molti spunti che sono emersi stamattina. Segnalo solo che naturalmente su problemi molto ampi, la questione della lingua, come insegnare Dante oggi, eccetera, anch'io con il gruppo Dante dell'Associazione degli Italianisti ho portato in questo 2021 vari contributi che potrete trovare, se vorrete, nel sito dantenoi.it, da cui si possono ricavare molti spunti anche per continuare scommesse come questa, appunto perché sia sulla lingua sia sulla didattica occorre fare ormai riflessioni a 360 gradi e proporre anche soluzioni nuove, quindi è anche questo, mi sembra, uno degli stimoli che veniva già dagli incontri di stamani. Partirò anch'io dal primo tomo già edito, ma così ben sintetizzato dalla professoressa Chirico, quindi dirò alcune cose che sono state già dette e poi mi concentrerò su questa creazione di un mito greco che è la figura di Ulisse, appunto, in Dante. Dante e i greci, un tema molte volte affrontato, di recente anche da Glenn Most e nel libro miscellaneo curato da Jan Ziolkowski, ma che non finisce di riservare sorprese. Complimenti quindi per questa bella serie di incontri e per il ricchissimo volume che è già proposto in questo centenario con la curatela di Irene Chirico e Marco Galdi. Nell'ambito di questo breve intervento non potrò soffermarmi su ciascun contributo, ma premetto che ho trovato già numerosi interessanti approfondimenti, come naturalmente anche stamattina, prima di tutto riguardo alla cultura materiale di Dante. La conoscenza di geometria, fisica, retorica, pur fruite attraverso sintesi e compendi, lo portava idealmente a riferirli alla migliore grecità, quella di una cultura guidata in primis dalla ragione. Da questo punto di vista esiste ovviamente una continuità di fondo tra civiltà pagane e cristianesimo, come dimostra l'eccellenza di Aristotele, ma anche quella di Platone, di Tolomeo, Galeno, eccetera, perché le virtù naturali non potevano essere disconosciute ai grandi antichi greci o romani che fossero. È vero però che, a parte quanto è accertato già in testi latini, Dante non cerca di conoscere dettagliatamente il mondo greco antico o quello moderno, cioè bizantino. Ne ha nozioni, tutto sommato generiche, sebbene possano essere segnalati contatti più o meno forti, soprattutto attraverso le vestigia ravennati. Ma anche in questo caso, come viene messo in luce nei contributi della sezione su Dante e Bisanzio, abbiamo a che fare con ricostruzioni orientate. Per esempio riguarda Giustiniano, che non poteva non essere il grande organizzatore di un diritto perenne, adatto all'impero antico e anche a quello auspicato nel primo 300, ma la cui figura, nelle conoscenze di Dante, probabilmente dipende per molti aspetti dalla mediazione del Tresor di Brunetto Latini. E che dire dei preconcetti, quelli che abbiamo anche tutti noi, facondia ingannevole, superbia, comportamenti immorali, che sembrano trasparire in alcuni testi danteschi come tipicamente greci? Ne teneva conto Dante, oltretutto sapendo che Dio aveva voluto affidare il compito di costruire l'impero non ai greci e in particolare al più potente fra loro, Alessandro Magno, bensì ai latini e a Roma, come viene chiaramente affermato nel Trattato sulla Monarchia, secondo 8. D'altra parte, quando nel canto quarto dell'Inferno si deve indicare il poeta sovrano, come è stato già ricordato, che comanda tutti i migliori, che sono peraltro gli stessi già nominati nel capitolo 25 della Vita Nova, edizione Barbi, Dante non ha dubbi. È Omero, per lui, quasi sconosciuto,
a dover guidare la schiera dei latini comprensiva di Virgilio, pur a sua volta eccellente. Forse potremmo usare questo esempio per riconoscere che nell'ottica di Dante non sempre esiste un progresso nelle arti. Tanto è vero che persino un suo maestro, quale Guido Guinizelli, nel 26esimo del Purgatorio, deve riconoscere che miglior fabbro, abbiamo già citato questa espressione, è stato un poeta antecedente come Arnaud Daniel. Così Virgilio, maestro, autore, guida razionale, se non addirittura ragione tout court, almeno nei primi due canti del poema, è quanto di meglio ha prodotto la romanità, eppure esisteva un greco a lui superiore. Con o senza progresso, comunque, dovrà arrivare un cristiano capace di scrivere un poema sacro, più elevato dei loro e soprattutto definitivo sul mondo ultraterreno. E qui cogliamo l'aspetto tendenzialmente emulativo nel rapporto di Dante con i maestri antichi. Altrettanto importante però il tentativo di creare una continuità di intenti profondi nella poesia, garantita non solo dalla mitologia greca, ripresa da quella latina e approdata con le muse e Apollo in bella evidenza, persino in un poema cristianissimo, bensì dal comune sentire che può condurre Dante a riscrivere, immedesimandosi almeno in Virgilio, ma idealmente nel mondo greco, due egloghe che, pur essendo contemporanee agli ultimi canti del Paradiso, spiccano per la loro laica osservanza dei confini stilistici, appunto, bucolici. Su tutto ciò ritornano anche i contributi del volume. Secondo Dante, la verità poetica si trasmette in molti modi ed è possibile che gli antichi autori ispirati intravedessero, pur non potendolo raggiungere, l'Eden cristiano. Quelli che anticamente poetaro, l'età dell'oro e il suo stato felice, forse in Parnaso esto loco sognaro, come da Purgatorio 28, 139, 141. Di qui allora la piena possibilità che anche Dante sia poi fonte di ispirazione per i moderni, dai maggiori autori del nostro Risorgimento, sino ai grandi greci e ciprioti, e oggi abbiamo sentito tanti altri stimoli e spunti. Tanti stimoli che vengono dagli interventi appunto del volume, e vorrei segnalare anche proprio per i futuri lettori italiani in particolare le importanti rielaborazioni dantesche che sono state pensate da notevolissimi scrittori come Galatopoulos o Cavafis, e oggi abbiamo ascoltato anche tanto altro. Ma come dicevo, per una visione di insieme delle tante sfaccettature del rapporto fra Dante e la Grecia, o viceversa, tutti i capitoli del libro appena realizzato saranno fondamentali. Dal canto mio, per aggiungere un piccolo contributo, partirei sottolineando ulteriormente che in questo processo di rivisitazione complessiva del mondo greco-latino, in quanto accomunato dalla veridicità parziale della sua visione del mondo e della religione, un posto di spicco spetta a Ulisse, di cui Dante crea il suo mito. Ora, rispetto a qualunque tentativo di ritrovare gli antecedenti esatti seguiti da Dante, dobbiamo sempre considerare che egli riprende sì alcune caratteristiche dei personaggi che vuole rappresentare nel suo al di là, ma le usa e le distorce a suo piacimento e si arroga la libertà di enunciare la loro sorte, specie là dove era oscura o incerta, come avviene nel caso forse più clamoroso appunto di diffrazioni nei finali di un racconto precristiano, appunto la misteriosa morte di Ulisse. Per quale vie Dante è arrivato alla decisione di trattarla, dando compimento a una narrazione iniziata secoli prima di lui, appunto nella grecità e poi nella romanità? Innanzitutto, se prendiamo in esame il celeberrimo episodio da Inferno 26, 49 e seguenti, mettendo a fuoco la configurazione narrativa, quindi come è narrato, possiamo forse trovare un sentiero per superare la dicotomia interpretativa che è ormai invalsa nella critica. Da un lato sta chi considera Ulisse colpevole per alcune sue azioni pregresse, l'inganno del cavallo di Troia e il furto del Palladio, ma non per il suo ultimo viaggio oltre le colonne d'Ercole. Dall'altro si pone invece chi sostiene che anche quest'ultima azione sia stata all'insegna della tracotanza, appunto la hubris,
e addirittura dell'inganno, attraverso l'orazione picciola rivolta ai compagni, che peraltro riprende un modello dell'Eneide, menzognera e falsa, come si addice a un consigliere fraudolento. Ma queste componenti risultano di fatto potenzialmente attive in compresenza nel corso di una narrazione che, va sottolineato, propone le parole del protagonista senza nessun commento esplicito, quindi volutamente lasciate all'acume interpretativo del lettore. Narrativamente, l'Ulisse personaggio dantesco deve mantenere una sua dignità, perché si tratta sì di un peccatore, forse di un tracotante, ma non per questo privo di una tensione umana fondamentale, appunto perché di sicuro voluta da Dio, quella verso la conoscenza e insieme, aspetto talvolta sottovalutato, la virtù, con tutte le risonanze attribuibili all'equivalente in volgare della latina virtus. Il problema di fondo, intrinseco al racconto di un episodio inusitato, inventato apposta, eppure da leggersi come veridico, Dante inventa la storia di Ulisse ma vuole che sia quella vera, è quello di far comprendere al lettore perché questa tensione può risultare negativa nell'ottica finale dei destini ultraterreni. Sulla scorta dei segnali poi lasciati nel testo, per esempio in Purgatorio 1, 130-132, Paradiso 27, 82-83, Sicheo vedea di là da Gade il varco folle d'Ulisse, alla fine del Paradiso Dante torna ancora a parlare di Ulisse, si comprende che il viaggio di Dante va verso un esito positivo, mentre si deve leggere con distacco il folle agire di Ulisse, che quindi ha un valore di ammonimento esemplare, come ci viene poi implicitamente detto in Inferno 26, 19 e seguenti. Assieme a Dante il lettore vuole senz'altro conoscere la fine del tutto ignota di un grande eroe antico, ossia dove per lui perduto a morir gissi. E da questa narrazione così eccezionale si immagina già di poter ricavare notizie importanti nell'ambito del viaggio ultraterreno che sta compiendo l'Agens, il Dante personaggio. La situazione in cui si colloca l'avvio del discorso di Ulisse dipende soprattutto da un passo delle Metamorfosi Ovidiane, 14-435 seguenti. E sulla base di questa notizia e di altri scolia, Dante poteva sapere che Ulisse era pervenuto in una zona remotissima dell'oceano. Sceglie di non farlo arrivare all'Eden, che in fondo era il suo implicito obiettivo, così come non poteva accettare che vi fosse arrivato Alessandro Magno. Eppure quest'ultimo, secondo le tante leggende circolanti nel XIII secolo, ecco ancora la Grecia medievalizzata, lo avrebbe invece raggiunto, ma nell'estremo Oriente. L'obiettivo della Divina Commedia è proporre un racconto che superi quelli antichi. Ecco perché Dante non prende Alessandro Magno. Era già detto tutto di Alessandro Magno e invece lui si crea il suo Ulisse. In particolare già greci, che potevano presentare uomini privi della vera fede in grado di raggiungere l'autentico paradiso terrestre. Invece, nella sua economia narrativa, ciò è possibile solo da un cristiano, che necessariamente si purghi di tutti i suoi peccati per tornare alla purezza primigenia. Ma il fatto che questo sia stato tentato anche da uno dei più grandi eroi del mondo greco è fondamentale per la conferma di un'unità di fondo della natura umana, che in ogni caso Dio ha voluto tesa verso virtute e conoscenza, persino se chi agisce è in effetti peccatore. Dante dunque fa in modo che il lettore esperto colga segnali narrativi inequivocabili. Nel 26esimo canto dell'Inferno si completerà ogni racconto relativo all'eroe epico greco e sarà lui stesso, in quanto personaggio del super racconto dantesco, a rivelare il suo destino, almeno per quello che sarà in grado di esporre, perché appunto il livello ulteriore di comprensione del racconto è riservato al buon lettore cristiano del poema sacro. Va sottolineato, ancora di più di quanto non si faccia nei commenti, che l'azione finale del canto 26esimo dell'Inferno, voluta certamente da Dio ma misteriosa per il pagano Ulisse, è fra le più grandiose mai immaginate rispetto a tutta la letteratura precedente. Dalla terra ignota, e notate che era ignota anche per il lettore che arrivava a questo punto nel 300,
non sapeva niente ovviamente del purgatorio in mezzo all'oceano, sorge un turbo che travolge l'intera nave e la fa sprofondare con una sorta di punizione rituale tre volte prima dello sprofondamento, seguita da una catabasi che non lascia margine per aggiunte o prosecuzioni finché il mar fu sovra noi richiuso, l'ultimo verso del canto. Dante conosceva bene un finale quasi altrettanto grandioso, quello che riguardava lo sprofondamento di Anfiarao al termine del settimo libro della Tebaide. L'epica e la tragedia greche filtrate da Stazio, ancora una volta verrebbe a dire, quindi ancora una volta una triangolazione importante. E questo finale risulta del tutto memorabile. E murare quel finale, ma sottolineando qui gli aspetti tragici del destino ultimo di un grande eroe, che però il Dio cristiano ha dovuto e voluto punire nella sua imperscrutabile giustizia, è una sfida narrativa degna di Dante. E infatti su questo finale poggia l'intera struttura del racconto. Il lettore può domandarsi se Ulisse ha ulteriormente ingannato nelle sue ultime parole, di sicuro comincia a comprendere, e se attento troverà poi conferma, che il viaggio oceanico era davvero folle, ma persino se ingenuo qui trova uno dei finali più drammatici e alti che si è dato riscontrare in un racconto cristiano. Va poi notato che in ambito cristiano una fine tragica dei singoli non dovrebbe darsi, perché o si è puri e quindi salvati, o si è peccatore e quindi dannati. Mentre invece Ulisse riceve da Dio stesso, ma il lettore lo capirà solo alla fine del primo canto del Purgatorio, un trattamento eccezionale, a suo modo adatto al destino di un grande eroe epico greco, proprio per la sua assolutezza e perentorietà. All'interno del racconto dantesco, lo sprofondamento finale è ben di più che una chiusa sorprendente. Non è in effetti spiegato perché Ulisse debba sprofondare, essendo stato spinto da un desiderio naturale di conoscere, che poteva essere considerato in prima istanza segno di magnanimità. Significativamente, molti commentatori trecenteschi giustificavano la scelta di Ulisse considerandola degna di un uomo dotato di virtù e ragione. Pure questo è un elemento rilevante della costruzione narrativa e soprattutto della chiusa di Inferno 26. Il lettore deve capire che l'eroe greco era punibile anche per quello che aveva osato fare alla fine della sua vita, ma la spiegazione non è offerta banalmente, né potrà essere acquisita se non seguendo con la massima attenzione lo sviluppo del viaggio del Dante agens, del Dante personaggio. Riassumendo e concludendo, i singoli aspetti dell'azione di Ulisse messi in rilievo sino alla decisione di varcare i confini posti da Ercole potevano prestarsi a una duplice valenza, come in generale nelle varie rappresentazioni antiche questo bifido eroe poteva essere colui che abbandonava i suoi congiunti e nel contempo colui che seguiva un desiderio assoluto. Non però un desiderio datato dall'avidità, come nel suo equivalente storico Alessandro Magno, bensì secondo quanto viene esposto nell'inferno per una spinta a conoscere incoercibile, perseguita senza tener conto dei rischi impliciti in ogni conoscenza, all'insegna della curiositas smodata, anziché della studiositas temperata. Dante ha ricondotto a pochi elementi essenziali la congerie di dettagli secondari che poteva ricavare dalla tradizione letteraria greco-latina su Ulisse. Non ha qui creato un personaggio dalle connotazioni allegoriche o di completamento figurare rispetto a quanto gli era noto, bensì una sorta di archetipo. Il suo Ulisse, il suo greco Ulisse ricreato, propone un paradigma fondamentale, non solo un'azione fra altre, e per questo potrà divenire, come è stato varie volte notato, un antimodello da evocare in tanti punti specifici. Grazie. Ringraziamo il professor Casadei. È il momento del professor Paolo Cesaretti dell'Università di Bergamo.
Allora, buon pomeriggio, grazie. Mi scuso per non avere preparato un testo scritto, ma per agevolare il lavoro dei traduttori cercherò di parlare il più lentamente possibile. Siga, siga. Il mio discorso parte da questo libro, è certamente uno dei motivi di successo di questo convegno, è stato già detto stamattina, il fatto di essere già pronti con un primo volume di atti già oggi. E scorrendo questo volume, proprio da un punto di vista quantitativo, vedo che si tratta di un libro di 260 pagine circa, 50 delle quali, non me ne ero mai accorto, sono dedicate al tema Dante e Bisanzio, cioè al panel che ho coordinato. In particolare il tema Dante e Bisanzio, con le sue 50 pagine, è per estensione il secondo all'interno di questo volume, e la cosa è abbastanza stupefacente, perché Dante non era mai stato a Bisanzio. Dante non leggeva direttamente, ovviamente, greco e testi bizantini, e, aspetto non trascurabile, Bisanzio, che pure aveva lasciato la sua orma in Italia per oltre mezzo millennio, dal VI all'XI secolo, all'epoca di Dante non c'era più, con le sue istituzioni, con il suo sistema amministrativo, fiscale, militare, eccetera. E però, nonostante questo, evidentemente il tema Dante e Bisanzio esiste. Il tema Dante e Bisanzio chiede di essere interrogato, e come il libro stesso dimostra, c'è materiale per affrontare questo tema. Ora, io debbo ricordare che senza la mediazione bizantina un convegno come questo difficilmente sarebbe realizzabile, perché se noi leggiamo i testi i testi della Grecia antica, e non solo li leggiamo, ma abbiamo anche dei parametri ermeneutici e critici per leggerli, questo si deve alla formidabile attività, alla formidabile continuità della cultura bizantina, che non è stata una sorta, diciamo, di corriere espresso o di postino estremamente qualificato del mondo antico, che ha preso il blocco della cultura classica e l'ha portato a destinazione, no? All'Occidente del Rinascimento. Assolutamente no. Cioè, Bisanzio è stata il luogo culturale, anche il luogo fisico, ma soprattutto il luogo culturale, il luogo mentale, che ha consentito la germinazione, la continuità critica e intellettuale delle grandi, dei grandi conseguimenti della cultura greca classica. Quindi Dante e la Grecia, Dante e Bisanzio, e se possiamo parlare di Dante e la Grecia è perché questa Grecia ci arriva appunto anche e soprattutto attraverso Bisanzio. Ora, nel libro, che forse è stato di precipua importanza per la ricezione della cultura bizantina a livello internazionale nel XX secolo, cioè per la storia dell'impero bizantino di Georg Ostrogorsky, la cui prima versione è degli anni 30 del secolo scorso e che è stata continuamente rivisitata dall'autore nei decenni successivi, il segreto
del successo di Bisanzio è dato dall'interazione fra tre elementi principali, che sono l'elemento che potremmo definire statuale istituzionale, l'elemento culturale e l'elemento religioso. Questa tripartizione si deve a Karl Jakob Burckhardt, cioè era precedente ad Ostrogorsky, ma Ostrogorsky che la applica all'impero bizantino, no? Ma lui non si limita a considerare queste tre grandi categorie dello sviluppo storico, ma dà anche delle etichette specifiche e dice struttura statuale romana, religione cristiana, cultura greca, no? Non dice struttura statuale cristiana, cultura greca, eccetera, eccetera. Cioè questi tre elementi si incastrano esattamente in questo modo. E voi capite molto bene che la struttura statuale romana e la religione cristiana sono due punti fondamentali, non solo per l'esperienza storico-culturale bizantina, ma sono i punti chiave della riflessione dantesca, no? Cioè come stanno insieme imperium e sacerdozium, come stanno insieme il sole di un potere e la luna di un altro potere, o forse i due soli nella teoria di Dante. E quindi vediamo che i temi che la cultura bizantina ha ossessivamente sviluppato nel corso di quasi un millennio coincidono con i temi della riflessione dantesca. Quindi anche se non c'è una diretta esperienza, c'è una fortissima affinità nei quesiti sui quali ci si interroga, no? Nella prospettiva addirittura nella quale si osservano certi problemi. Le domande che Dante si pone sono in tanta parte le domande che la cultura bizantina si è posta. Oltre a questo, va detto che vi è una strana e sorprendente contiguità di Dante a Bisanzio. Vi è una contiguità nello spazio. Perché? Perché Dante passa gli ultimi anni della sua vita nella più bizantina tra le città italiane, cioè Ravenna. E vi è una singolare continuità nel tempo. Perché? Perché Dante nasce nel 1265 e l'impero bizantino torna dal suo esilio a Nicea, in Anatolia, torna a Costantinopoli nel 1261. Quindi Dante 1265, Bisanzio torna a Costantinopoli nel 1261. Nel mio saggio introduttivo, infatti, ho usato un'espressione che deriva dal cinema, un decennio, due destini, Costantinopoli 1261, Firenze 1265, no? Perché? Perché con il ritorno di Bisanzio a Costantinopoli, l'impero romano, torna nella sua sede naturale, in quella che era la sua sede naturale del Medioevo. E il più grande teorico, no? L'intellettuale che è stato il più grande teorico dell'ideale imperiale nel tardo Medioevo, cioè Dante, nasce nel 1265, quindi praticamente negli stessi anni. E quello che succede è sorprendente, cioè Dante porta al più elevato livello di elaborazione intellettuale l'ideale imperiale, nel momento stesso in cui l'ideale imperiale esplode su se stesso. Il punto più alto dell'irradiazione culturale dell'ideale imperiale nel Medioevo coincide con la debacle degli imperi, la debolezza dell'impero d'Occidente, lasciatemi dire del sedicente impero d'Occidente, e l'implosione dell'impero vero, dell'impero romano, dell'impero di Costantinopoli. Ragioni diverse, ovviamente.
cause diverse, ma un effetto comune, no? Cioè la fine dell'ideale imperiale. Quanto più l'ideale imperiale decade nella storicità dei fatti, no? Nella verità, nella datità dei fatti, tanto più l'aquila imperiale dantesca vola, e vola altissima nel sesto, cioè nel sesto canto del Paradiso, nel cielo di Mercurio, con questa figura idealizzata del Giustiniano dantesco, che ha ben poco a che vedere con il Giustiniano della storia vera, della storia che noi conosciamo attraverso i grandi storiografi di Bisanzio, ma che ha, come Procopio di Cesarea, come altri ancora, ma che ha moltissimo a che vedere con l'ideale imperiale romano elaborato da Dante, anche attraverso i suoi studi, anche attraverso la sua esperienza all'Università di Bologna, che era la sede storica del grande ripensamento giuridico del Corpus Iuris Civilis, che è appunto il grande lascito, il grande frutto dell'epoca giustinianea. Si potrebbe dire, e l'ha spiegato molto bene il professor Vespignani, che insegna a Ravenna, sede di Bologna, sede dell'Università di Bologna, a Ravenna, si potrebbe dire che Dante non ha una visione, come dire, diacronica dello sviluppo storico dell'esperienza bizantina, ma che è un'esperienza, centrata su dei momenti specifici, in modo particolare su Costantino e su Giustiniano, no? I due massimi momenti dell'incontro tra imperium e sacerdozium, tra romanitas e cristianesimo. Quindi non una visione organica del processo storico bizantino, ma la concentrazione su alcuni momenti staccati. È stato detto prima, e la ringrazio, da parte della professoressa Chirico, che il Giustiniano di Dante, come lo tratteggia la professoressa Minguzzi nel suo saggio, è un Giustiniano sorprendente, perché è un Giustiniano ermetico ed è un Giustiniano alchemico, cioè è visto attraverso il filtro della competenza astronomico-astrologica e ermetica che Dante aveva. Ma questa esperienza arrivava anch'essa attraverso tutta una serie di filtri dalla cultura bizantina, perché qual era stato il grande contenitore culturale di queste tradizioni? Era stato il neoplatonismo. E chi aveva tenuto vivo il neoplatonismo, nonostante tutto, nonostante la stessa condanna giustinianea dell'Accademia di Atene nel 529, ma l'aveva tenuto vivo in varietà di forme la cultura bizantina attraverso il grande successo del Corpus Dionysianum, il corpus dello pseudo Dionigi e l'Areopagita, che poi attraverso tutta una serie di itinerari culturali era stato approfondito in Occidente e che Dante aveva quindi conosciuto. Quindi aveva ancora una volta meditato e introiettato questo attraverso dei filtri, non attraverso un'esperienza diretta. Ma come si diceva appunto stamattina, le strade della cultura non necessariamente coincidono con quelle della storia. Ultimo intervento del panel è quello della professoressa Pasquini, anche lei bolognese ravennate, e lo godrete molto nel libro, perché il suo è un viaggio nei mosaici ravennati, i mosaici ravennati che hanno influito sull'immaginario dantesco, no? Quindi che cosa c'è dietro l'immaginazione? Che cosa c'è dietro il visibile parlare, no? C'è dietro un'esperienza visiva, e questa esperienza visiva nasceva a Dante anche dalla visione dei meravigliosi mosaici tardo-antichi e proto-bizantini di Ravenna. Ci sono due punti
Sempre in tema di parallelismi, affinità culturali che vorrei sottolineare prima di chiudere questo intervento, sono difficili da provare, ma sono certamente degni di riflessione. Il primo riguarda il tema della luce. Il tema della luce è il tema forte della terza cantica, no? La cantica nella quale sparisce il tempo, sparisce il movimento, si vive in una sorta di eterno presente ed è la vista, in qualche modo l'unico senso che resta, tutti gli altri sono dispersi, si sono in qualche modo purificati, no? nel corso dell'ascesa. Ora, la mistica della luce del paradiso dantesco meriterebbe di essere messa a confronto con la mistica della luce dell'esicasmo bizantino. L'esicasmo bizantino non è coevo a Dante, è uno sviluppo successivo, ma i dati, gli elementi proprio costitutivi della visione dantesca e della mistica esicastica presentano numerosi punti di contatto che meriterebbero un'analisi approfondita. Tralascio il tema degli sviluppi diversi in tempi diversi che riguardano la crescita delle lingue volgari. Attenzione, Bisanzio sviluppa una letteratura di elevata qualità in lingua volgare prima che ciò accada in Italia, in Provenza. Lo sviluppa prima, ma non la impone, no? La cultura bizantina evidentemente non aveva una figura che fosse capace di inverare questo sviluppo linguistico allo stesso modo in cui è stato capace Dante di fare Dante nella cultura occidentale, nella cultura italiana, no? Cioè gli strumenti c'erano, i materiali c'erano anche a Bisanzio, ma non c'era quella sintesi che Dante riuscì a fare. Abbiamo menzionato più volte questa mattina Seferis in una pagina bellissima scrive che per avere un poema che fosse capace di incontrare una sensibilità ampia, come fece Dante nel 300, si sarebbe dovuto aspettare l'Erotocritos molto tempo dopo la caduta di Bisanzio, aggiungo, no? Molto dopo il 1453. Concludo ricordando un altro aspetto che è l'aspetto un po' trasgressivo di Dante. Ricordiamoci sempre che Dante è anche un uomo coraggioso nelle sue prese di posizione. Non teme di infrangere le regole quando serve. E fra le regole che infrange c'è anche quella di assumere in paradiso delle figure che non sono cristiane, no? Lo sappiamo, c'è Traiano, in Purgatorio abbiamo Catone, non solo pagano ma anche suicida, eccetera. Beh, la cultura bizantina già prima aveva provato ad assumere delle figure pagane nel Regno dei Cieli. Il poeta Giovanni Mauropode aveva in modo particolare nell'undicesimo secolo pregato Cristo di accogliere in cielo Platone e Plutarco, anche se non erano stati cristiani. No? Questo è un aspetto molto curioso perché il tema di un paradiso molto inclusivo, anche al di là delle appartenenze e delle ortodossie dogmatiche, è anche questo uno degli aspetti che ci fanno vedere aspetti comuni
dell'elaborazione bizantina e dell'elaborazione dantesca in modi diversi e in tempi diversi. Resta comunque una storia di cui probabilmente questo capitoletto è solo l'inizio. E vi ringrazio davvero per questo. Grazie a tutti. Ringrazio veramente di cuore il professor Cesaretti per l'appassionante intervento suo. Ci aggiungo un unico commento da giornalista superficiale ed ignorante, come tutti del mestiere, e aggiungo che la perenne lotta della Chiesa bizantina, la Chiesa ortodossa, nel sostituire i nomi classici con i nomi cristiani, lotta perduta per sempre, come sappiamo. Do subito la parola alla professoressa Urbini Dimopoulou dell'Università di Atene. Buonasera a tutti, ringrazio la direttrice di cultura, dottoressa Montavio, la Società Filellenica Italiana, in particolar modo il professor Mario Galdi per l'eccellente cooperazione durante tutto questo periodo di tempo, nonché i cari colleghi, il professore Erasmo Zoras, in particolare modo il professore Ivan Tsokas per l'invito rivoltomi, nonché che l'incoraggiamento a me a partecipare. Mi sento piacere, nonché onore, parlare con eccellenti colleghi per quanto riguarda lo studio delle lingue. Cominciai ad occuparmi delle opere latine di Dante di recente in occasione delle celebrazioni. Sono riuscita a focalizzare sulle ecloghe sempre con il punto di vista di un latinista, ricercando il mito in questa composizione poetica di ispirazione virgiliana. Durante la propria maturità di Dante, il genere che il suo mentore compagno di strada Virgilio seguì durante la sua produzione letteraria giovanile per difendere la propria scelta di scrivere in Vulgata la commedia in modo apparentemente ossimorico, con la duplice scelta del genere letterario bucolico e del latino, sottolinea l'importanza del linguaggio humilis. Partendo dalla poesia bucolica latina, il pioniere della letteratura italiana mette in risalto la virtù dell'umiltà del volgare. Negli ultimi due anni della sua vita, Dante dal 1419 sino al 21, conversa poeticamente con Giovanni del Virgilio, professore presso lo Studium di Bologna, noto per le sue composizioni poetiche in latino. Del Virgilio, nella sua prima epistola ai versi, mette in discussione la devozione di Dante per la lingua quotidiana e lo sollecita alla scrittura di poesie in latino, con la promessa e l'invito, anche di un invito a Bologna per onorare la sua somma poesia. Dante risponde con la sua prima ecloga, sostegno della composizione poetica erudita in italiano, rifiutando l'invito del De Virgilio a motivo della speranza di ricevere in patria l'onore dell'incoronazione poetica. Del Virgilio insiste di nuovo il suo invito nel tentativo con questa seconda convocazione di persuadere l'Alighieri. La risposta di Dante resta negativa, particolarmente tardiva, e la sua seconda ecloga, databile tra il 1320 e il 1321, il secondo Boccaccio, inviata a De Virgilio dal figlio di Dante, dopo la morte di queste, affermazione che ha sollecitato interrogativi su una paternità letteraria. Nei protagonisti delle ecloghe dantesche rivivono degli eroi come Titiros,
con e allora sentiva con Virgilio, Melibius, Mopsus. Riconosciamo Giovanni del Virgilio nella prima ecloga di Dante in un ideale ambiente bucolico, attraverso immagini rappresentative della vita pastorale si sviluppa l'allegoria dell'invito sfida di Mopsus del Virgilio a Dante, Titiro, con dialogo con mi soffermo ai dati mitologici più importanti, non si possono esaurire, ho enfatizzato su quelle che dominano entrambe le ecloghe. Il primo riferimento mitico lo troviamo tra le parole iniziali della prima epistola in versi scritta da De Virgilio a Dante nella frase «O alma voce delle Pieridi», che si riferisce alle muse. Dante, con scelte linguistiche congruenti, accetta di trascrivere i canti ispirati dalle muse con lettere nere su pagine bianche l'invocazione Pierides, assegnata dai poeti latini alle muse, spesso presente nelle ecloghe di Virgilio, è associata alla Pieria, regione della Tracia. Il culto delle muse, secondo la leggenda, fu istituito da padre di queste, Piero, nonno di Orfeo. Al verso 28, in una versione diversa della tradizione mitica, le muse si legano con le monti Eoni in Beozia, luogo di abitazione. In base alle parole di Virgilio, il quale già si presenta come primus clericus aonibus, aonidum, un terzo monte mitico associato alle muse, sebbene non nominato da Dante, secondo nella menzione allegorica, all'ombra del sacro bosco, riferito al monte Parnaso. Lì, secondo la tradizione mitica, Apollo invitava le muse, mentre a Delfi vi era anche un loro santuario. Alle muse si riferisce anche la frase allegorica per le viscere plene di latte canoro, motivo abituale nelle opere di Dante in volgare, ma assente nella sua produzione in latino. Al Parnaso è anche associata la menzione finale alle muse come sorelle castalie. Verso 53, laddove Dante si interroga sulla vergogna di Del Virgilio a motivo dell'uso del volgare nella commedia. Questa scelta linguistica ci porta al testo di Del Virgilio, il quale, con la frase «Rec preme Castalia indigna vesta sororis», a fonte Castalia, originariamente dedicata ad Apollo e alle muse, largamente nota per la sua associazione con l'oracolo di Delfi. La musa, l'unica che guida Mops, è unica, indicata soltanto al verso 37 in un riferimento finale. I riferimenti mitologici della prima ecloga si chiudono con riferimento a questa altissima distinzione di Daphne, l'incoronazione poetica proposta a Bologna da De Virgilio, che si presenta come figlia di Pineos con Frante Daphne, figlia di Pignò, si trasforma quindi all'omonica pianta per evitare l'afflatto erotico di Apollo. Il mito della sua trasformazione è citato da Ovidio, dato che da allora costituisce da massima l'istituzione per i poeti fin dall'antichità. Nella seconda e più ampia ecloga, la cui composizione segue di almeno un anno quella della prima, Dante respinge di nuovo la proposta di Del Virgilio per una sua incoronazione a Bologna. Per lui esiste solamente Firenze, che non gli pone limiti. L'ambientazione bucolica questa volta è siciliana, i versi introduttivi da 1 a 6 sono la narrazione mitica più estesa contenuta nelle due ecloghe dantesche e definiscono la stagione, l'ora esatta in cui si svolge la vicenda, con il simbolismo della costellazione dell'Ariete e la presenza del carro del sole con i veloci cavalli alati che attraversa il cielo. La frase
frase Veleribus Colchis fa riferimento al mito dell'ariete alato dal velo d'oro con l'aiuto di Giove, con cui Frisso ed Ele volarono da Beozia a Colchide. Elle però annegò nel mare, cui diede il suo nome, le risponde Frisso, giunto a destinazione, sacrificò l'ariete a Giove, offrendone al re della Colchide la pelle, il famoso vello, che poi diede luogo anche alla spedizione degli Argonauti. Nel medesimo verso viene nominato anche Eous, uno dei quattro velocissimi cavalli che trascinano il carro ardente del sole. Quest'ultimo, anche chiamato da Dante come Titano, in quanto discendente dei Titani, il percorso calante del carro del sole, che con il suo calore e splendore rimuove le tenebre e riscalda la terra, è rappresentato con illuminismo ai versi 3-8. In un ambito idilliaco all'ombra degli alberi, Alfesibeo discute con Titiro ed esprime i dubbi sulla scelta di Bologna. Sul materiale domina l'identificazione di Bologna, dove Dante considera quantomeno poco amichevole con gli aridi sassi dei ciclopi, arida ciclopum, in memoria dell'Eneide di Dante. Prende le mosse dei riferimenti di Virgilio in merito al nativo antro, cioè su Bologna, con lui. Presenta un altro luogo molto pericoloso, si riscontrano altre versioni, Antrum Ciclopis è al verso 74. La correlazione della Sicilia con i ciclopi rafforza il carattere simbolico dei ripetuti riferimenti all'ardita e all'aridità e durezza, unito a Polifemo. Lettura della persona ci porta, ci conduce a Cuceda Calpoli, alla ricerca moderna, però non insiste sulla identificazione reale. Il posto occupato del ciclope da Polifemo nelle ecloghe di Dante ha interessato la ricerca moderna, rappresa l'ambiente a lui ostile degli studiosi bolognesi. Collegato alla Sicilia è anche il mito ovidiano dell'amore non corrisposto di Polifemo con l'avidità del mare Galazia, la quale si arrende invece al giovane Achi, subito ucciso dalle rocce scagliate contro di lui dal ciclope. Nei versi di Dante, Alfesibio mette in evidenza il volto spaventoso di Polifemo con il ricordo di Galazia che guarda il cadavere di Achi. Col Polifemo sono collegati anche i versi seguenti, allusione al racconto esteso di Ovidio, su, è riferito e citato all'Eneide, è riuscito a sfuggire a Polifemo dopo essere stato abbandonato in Sicilia e poi salvato da Enea. La posizione di questa storia mediatante dopo l'estrema espressione di violenza di Polifemo, dopo nel mito di Acis e Galatea, è legato all'allontanamento di Dante dal piano di Virgilio, il poeta della commedia, con l'esempio mitico di Achemenides, prepara il suo rifiuto. A Ovidio rimanda anche un riferimento alla fuga delle muse da Pirineo. Il re di Adlide tenta di violentare le muse che a causa di una tempesta avevano trovato riparo nel suo palazzo reale, ma quest'ultime riescono a fuggire. Il re, cercando di seguirle nelle etere, muore. Le muse, nella seconda ecloga, si manifestano diversamente collegate a Mopso del Virgilio. Nelle varie versioni mitiche delle muse, già citate nella, si aggiunge un'altra versione, mentre loro stesse cercano di liberarsi da un amore invasivo che allude alla relazione tra Morso, Virgilio e le muse. L'ultima menzione
mitologica è legata all'incoronazione di Dante proposta da Mopso e fa riferimento a Dafne, la quale anche qui, come nei relativi versi della prima ecloga, non viene nominata direttamente, ma è riconosciuta dal suo fogliame perpetuas festinat cendere frondes. Si osserva che la ricca tradizione, mitologia classica presente, le suggestioni attinte dalla mitologia classica si limitano, ma si differenzia quantitativamente e qualitativamente per rafforzare i simbolismi, per la visione allegorica della composizione. In particolare nella prima ecloga i riferimenti mitologici sono limitati ma non casuali. Partono dalle parole di De Virgilio, mentre tutte riguardano alle varie volti delle muse, rivelando al tempo stesso i luoghi associati alle differenti tradizioni mitologiche, concludendo quindi con l'invocazione all'unica musa poetica al servizio della poesia erudita. Nella seconda ecloga le muse compaiono solo una volta in una versione del mito che simboleggia la fuga. In questa seconda ecloga il materiale del nostro interesse è più ricco ma più disordinato, ma il mito dei ciclopi, che occupa una posizione centrale, è un clima ostile a Dante. Nel caso delle muse e dei ciclopi, i ripetuti riferimenti cominciano con una pluralità di richiami per focalizzarsi poi su un'unica musa e il ciclope più noto, Polifemo. Per Dante la musa non facilita l'incoronazione, ma spinge un pericolo di un ambiente congelante dei ciclopi. Il ciclo di Bologna, il cerchio di Bolognesi, allontana lo scopo finale rappresentato nelle due ecloghe dallo spunto finale mitologico ad Daphne, simbolo dell'incoronazione e della premiazione poetica. L'immagine delle foglie proposte ad adornare la testa di Dante non è per caso l'ultimo riferimento mitologico delle due ecloghe, quindi nella seconda ecloga questo riferimento si trova a tre versi dalla fine, per dichiarare enfaticamente il centro tematico dell'opera. L'insieme del materiale, spesso nelle opere di Dante, arricchisce il testo poetico, è legato, se non esclusivamente, alle parole di Virgilio, riecheggiando le memorie dantesche di Virgilio e di Ovidio. Ciò non determina soltanto il carattere simbolico della composizione bucolica, ma attraverso l'uso allegorico delle storie mitologiche contribuisce allo svolgimento della trama. L'uso dei paradigmi mitologici da parte di Dante è del tutto intenzionale, non per riaffermare la propria conoscenza dei classici, bensì per sottolineare le contraddizioni implicite nell'offerta di De Virgilio. La poesia bucolica e dantesca al modo virgiliano trasforma e offre simbolismi nuovi ai personaggi ovidiani del metamorfo, superando una concezione dei generi letterari a compartimenti stagni, così come la lingua latina è sottratta dal volgare e le ecloghe di stile umile secondo Servio difendono la scrittura della commedia. Allo stesso modo i paradigmi mitici mostrano debolezza e l'imperfezione dei personaggi classici, lasciando spazio alla semplicità e all'essenza delle scelte dantesche. Gli eroi mitici prendono in proposito la voce di Dante per affermare e confermare le proprie scelte. Ringraziamo la professoressa Limopoulou, veramente molto interessante. E chiamiamo qui sul podio la professoressa Franziska Meyer dell'Università di Göttingen. Anch'io vorrei iniziare con i ringraziamenti a destinazione di Marco Galdi, soprattutto che è stato primo a invitarmi, e poi Irene Chierico, che ho conosciuto
venuta oggi e poi anche la direttrice, grazie mille. Il punto di partenza del mio intervento è un paragrafo che mi ha stimolata leggendo il breve saluto di Marco Galdi negli Atti. Il convegno quindi è nato da una scommessa culturale, questo termine l'abbiamo già sentito varie volte, che cioè anche se notoriamente Dante Alighieri non conoscesse la lingua greca, i suoi rapporti con la cultura ellenica, fondamento stesso dell'identità occidentale, dovessero comunque essere profondi e strutturati. È una frase molto interessante perché trasmette questo nostro bisogno profondo di radicare l'opera di Dante, un poeta, il poeta europeo, anche nella cultura ellenica, e così facendo di basare il capolavoro della letteratura volgare stesa alla fine del Medioevo italiano sui due pilastri della nostra cultura occidentale. Leggendo poi gli articoli che seguono negli Atti, ci si riscontrano infatti i grandi nomi della storia greca. Tuttavia, dagli articoli risulta anche che il rapporto con la Grecia è sempre mediato, non è mai diretto. Ed è proprio questo punto che mi pare significativo, non soltanto per ciò che riguarda Dante all'inizio del Trecento, ma anche per ciò che riguarda la nostra storia europea. È vero che il mondo greco era conosciuto soltanto da pochi e parzialmente fra i contemporanei del Medioevo. Più importante mi sembra che sia stato conosciuto soltanto, per così dire, in veste romana, oppure per ciò che riguarda le scienze, in veste araba. In altre parole, il mondo greco sopravvive in quanto tale nella cultura romana e fa parte del patrimonio che l'impero romano lascia al Medioevo. Per rendere questa particolarità della cultura romana, Rémy Braque ha coniato il termine voie romaine, la via romana. Vale a dire, sebbene gli eserciti romani avessero sconfitto la Grecia, ciò non aveva diminuito la loro ammirazione per la cultura degli sconfitti. Invece di imporre la loro cultura romana sui paesi conquistati, quindi la Grecia antica, scelsero la cultura greca come modello e la importarono in Italia. Secondo Rémy Braque, i romani in ciò si distinsero dai greci e anche da tanti popoli dell'antico Oriente. Non si appropriarono la cultura degli altri fino al punto di farla dimenticare. Al contrario, accolsero la cultura greca rispettandola e mantenendola piuttosto come cultura greca e quindi straniera all'interno della Romanitas. Ed è questo comportamento dei romani, secondo Rémy Braque, si prosegue nel Medioevo lasciando tracce molto forti nella nostra cultura europea. Ciò non toglie che gli organizzatori del convegno lo lamentano a giusto titolo, i romani abbiano anche serbato